Ehi, come va? Ciao amici di Radio C, sono Mattia e nel video di oggi ti parlo di assegno temporaneo su RDC, pagamenti partiti, stavolta per davvero, poi possibili ritardi nei prossimi pagamenti, ecco perché, e per finire ALAS, una nuova prestazione per la disoccupazione dei lavoratori dello spettacolo. Ma prima di cominciare, se hai domande scrivile nei commenti, se apprezzi il nostro lavoro di approfondimento quotidiano metti un like e se vuoi saperne ogni giorno di più su fisco, previdenza e agricoltura, torna a trovarci anche domani, oppure iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere nessun aggiornamento. Poi, se ti va, iscriviti anche al nostro secondo canale, Redazione Radio UCI. E ora possiamo dare il via al nostro appuntamento di oggi, parlando di assegno temporaneo sul reddito di cittadinanza. Dopo il trabocchetto dello scorso venerdì, nonostante Poste avesse le disposizioni di pagamento, ha deciso di non procedere al versamento, lasciando i percettori nella confusione e nello sconforto. Un'agonia che però si è finalmente risolta nella mattinata di oggi, quando sulle carte sono iniziate ad arrivare le integrazioni della prestazione con mese di riferimento, appunto dicembre, visto che, come emerso dai numerosissimi commenti che ci avete lasciato, c'è un po' di confusione sulla cosa. Vale la pena sottolineare che questa era l'integrazione dell'assegno temporaneo di dicembre, arrivata con l'elaborazione della prima finestra di ricarica rivolta a nuove domande o rinnovi dello scorso mese, e su cui torniamo tra poco, mentre intorno al 27 gennaio è prevista la ricarica ordinaria vera e propria dell'RDC, l'ultima che usa l'ISEE 2021. Infine, per l'assegno temporaneo di dicembre, ma domanda, i pagamenti sono previsti a partire dal 19 e poi nei giorni seguenti. Poi, tornando al discorso tempistiche, visto che più di qualcuno, soprattutto tra quelli che si trovano a richiedere RDC per la prima volta, ce l'ha chiesto nei commenti, generalmente le domande di reddito di cittadinanza, sia le prime in assoluto che quelle di rinnovo, trovano un esito intorno alla metà del mese successivo a quello di ricarica. Ricarica sulla card per chi ha fatto rinnovo, se la domanda è stata fatta dallo stesso membro del nucleo familiare, se no si deve ritirare una nuova card, e il ritiro in posta della card per le prime in assoluto. Ebbene, con l'inasprimento dei controlli operato dalla legge di bilancio, ecco che questa tempistica potrebbe cambiare. Come leggiamo sempre sulla stessa legge, adesso non è più il riconoscimento della prestazione a dover essere effettuato entro il mese successivo, più prosaicamente il pagamento, ma sarà il controllo dei requisiti con riconoscimento eventuale entro la fine del mese successivo, che in soldoni vuol dire: se facciamo domanda di RDC sia prima che rinnovo, sapremo entro il mese successivo se viene accolta o meno. Ma non è detto che non ci tocchi aspettare il mese ancora dopo, prima del pagamento. L'altro ritardo invece è quello che porta la domanda in attesa per massimo 2 mesi, quando INPS chiede ai comuni di residenza di verificare la situazione anagrafica dei beneficiari, di cui abbiamo già parlato in questo video che ti invito a controllare. Insomma, la situazione all'orizzonte è meno rassicurante di quanto sembra, ma come sempre ci toccherà aspettare e vedere come le novità della legge di bilancio si trasformano in prassi e verranno applicate nella vita vera. Speriamo bene. E dal reddito di cittadinanza passiamo adesso a un'altra novità che riguarda più da vicino i lavoratori del mondo dello spettacolo. Si tratta di una indennità di disoccupazione rivolta ai lavoratori di questa categoria e si chiama ALAS. È una prestazione per cui si può fare domanda dal 1 gennaio 2022 e spetta ai lavoratori autonomi del settore spettacolo e agli esercenti attività musicale. Le categorie interessate sono quelle indicate da un vecchio decreto che trovi in descrizione al video. Ad ogni modo, molto rapidamente, ALAS spetta chi si trova in stato di disoccupazione, non percepisce reddito, pensione di cittadinanza né altre forme di pensione diretta e che ha maturato dal 1 gennaio dell'anno precedente la conclusione dell'ultimo lavoro di questo tipo alla presentazione della domanda, almeno 15 giornate di contribuzione accreditata. In più,
nello stesso anno, non deve avere un reddito maggiore di 35.000 euro. L'indennità ammonta a circa il 75% del reddito mensile medio ed è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà di quelle di contribuzione versata o accreditata dal 1 gennaio dell'anno precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro. La domanda deve essere presentata entro 68 giorni da quando si verifica l'ultimo stato di disoccupazione. In ultimo, per i giorni di fruizione dell'ALAS aspetta anche la contribuzione figurativa rapportata al reddito mensile medio. Facci sapere se vuoi maggiori dettagli su questa prestazione, così la approfondiremo in futuro. Detto questo, noi ti ringraziamo per aver guardato fin qui. Se l'approfondimento ti è piaciuto, metti un like e iscriviti al canale. Se hai domande, faccelo sapere nei commenti e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! Radio UCI.